Buongiorno a tutti. Quest'oggi siamo in questo luogo, a Rivoli, veronese, a vedere un luogo diverso dai soliti. Questo monumento napoleonico, che è incompleto in quanto sopra di esso vi era un'urna con le ceneri dei soldati francesi. Quest'urna e questa colonna che la sorreggeva fu fatta saltare dagli austriaci. Ma la curiosità di questo monumento è la modestia con la quale Napoleone se lo fece autocostruire, per autocelebrarsi praticamente. Il monumento è datato 1806, è il più maestoso e costoso monumento napoleonico presente in Italia. Alla sommità si innalzava appunto una colonna di 20 metri. Eccolo qui, qui lo potete vedere meglio. Abbiamo solo il basamento. Allora io dico la mia, a prescindere da storia o non storia. Questa cosa è una vergogna. E perché è una vergogna? È una vergogna perché venendo qui intanto ho fatto una via chiamata Napoleone. Ma poi qui c'è un monumento a Napoleone che, per carità, non vedo giusto comunque distruggerlo e non viene neanche granché reclamizzato, però tra la via e il monumento si vuole ricordare una persona che ha spogliato l'Italia di opere d'arte, beni, e ha distrutto tantissime cose. Vi ricordo che a Venezia, per chi non lo sapesse, a Venezia decine di chiese e monasteri sono stati distrutti da Napoleone. Se voi prendete il Ponte della Libertà, una volta Ponte Littorio, per andare a Venezia, a metà ponte c'è un'isoletta piccolissima, tutta verde. Tutta verde. Voi andate su Google Maps e guardate quell'isoletta, tutta verde dall'alto. Vedrete che c'è una base di una costruzione, quello era un monastero. Napoleone l'ha fatto radere al suolo. Tanto per farvi capire che personaggio era. Se vogliamo, ricorda molto Adolf Hitler, che portava via le opere d'arte dall'Europa. Eppure non vedo in giro strade intitolate ad Adolf Hitler. Perché ci sono quelle intitolate a Napoleone? È un mistero tutto italiano. Noi ricordiamo chi ci ha distrutto. Bene, adesso ho finito con la mia polemica, vi ho fatto vedere questo monumento, buona giornata a tutti!